La casa sollieva dalla sofferenza e al completo. Ringrazio i benefattori di ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato, ve la presento. Ammiratela e beneditela insieme a me, il Signore Dio. È stato deposto nella terra un seme che egli riscalderà con i seraggi d'amore. Una nuova milizia fatta di rinunzie d'amore sta per sorgere a gloria di Dio e a conforto delle anime e dei corpi infermi. Non ci private del vostro aiuto, collaborate a questo apostolato di sollievo della sofferenza umana. E la carità divina, che non conosce limiti e che è luce stessa di Dio e della vita eterna, accumulerà per ciascuno di voi un tesoro di grazie di cui Gesù ci ha fatti reti sulla croce. Quest'opera che voi oggi vedete è all'inizio della sua vita. Ma per poter crescere e diventare adulta, questa creatura ha bisogno di alimentarsi e perciò essa si raccomanda ancora alla vostra generosità affinché non perisca di inerzia e divenga la città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche e insieme ordine ascetico di francescanesimo e militante, luogo di preghiera e di scienza, dove il genere umano si ritrova in Cristo crocifisso come un solo gregge con un solo pastore. Una tappa del cammino da compiere è stata fatta. Non arrestiamo il passo, rispondiamolo solleciti alla chiamata di Dio per la causa del bene, ciascuno adempiendo il proprio dovere. Io con l'incessante preghiera di servo inutile del Signore e di nostro Gesù Cristo, ma voi col desiderio struggente di stringere al cuore tutta l'umanità sofferente per presentarle con me alla misericordia del Padre Celeste. Voi con l'azione illuminata dalla grazia, con la liberalità, con la perseveranza nel bene, con la rettitudine di intenzione. Avanti in umiltà di spirito e col cuore in alto. Il Signore benedica chi ha lavorato e chi lavora e lavorerà per questa casa e rimunerà mille e mille doppi in questa vita tutti voi e le vostre famiglie e con la gioia eterna nell'altra. Vogliono la Santissima Vergine delle Grazie ed il Serafico Padre San Francesco dal cielo ed il Vicario di Cristo e il Sommo Pontefice in terra intercedere perché siano esauditi i nostri voti.